Qui per rappresentare il comune di Vercelli, che insieme al consorzio e al comune di Quinto, uno degli attori principali per la realizzazione di quest'opera, che era stata iniziata, come dicevamo prima, da un DOCUP 2000-2006 dall'allora sindaco Bagnasco, e con una convenzione era stato dato al Consorzio dei Comuni per la parte diciamo, di realizzazione dei lavori. Il primo lotto è stato finito, è stato inaugurato, mi pare, nel 2005-2006, e con un'occasione che ci ha segnalato Carolina attraverso il turismo, c'è stato il rifinanziamento della legge del 2000, legge 4 del 2000, 4, sì, del 2000, siamo riusciti ad inserirci e ad avere ben 425.000 euro su un totale complessivo di spesa di 700.000. Diciamo che 450.000 sono legati alle opere, 50.000 sono legati, se non ricordo male, al discorso degli arredi e fa, diciamo, un totale di 700.000. Diciamo che la parte che mi interessa evidenziare è la chiusura di un'opera che, come sempre nelle opere pubbliche, dura anni e anni, e qui questo secondo lotto ci porterà almeno altri 8 mesi di lavori prima di poter inaugurare complessivamente tutta la struttura. La provincia ha diciamo, il patto del turismo, e su questo penso che il comune di Quinto e il comune di Vercelli si inseriranno per far sì che tutta la parte complessiva della provincia legata fino al Biellese, da un percorso che può partire dall'abbazia di Lucedio fino al castello di Candelo, transitando da Vercelli, transitando da Quinto, da Buronzo e magari, come si diceva prima, anche dal castello di Lignana, ha un percorso turistico di notevole impatto. Cosa si farà di questa struttura? Diciamo, come utilizzarla al meglio? Ad oggi, con il comune di Vercelli non si è ancora deciso. Si deciderà in questo periodo, mentre i lavori andranno alla fine. I ringraziamenti vanno anche, beh, un tecnico che ha fatto sia l'iniziale progetto del primo lotto che quello del secondo lotto, e al dottor Bergadano della soprintendenza, che ha seguito non solo da tecnico ma anche con il cuore questa attività. Va un saluto certamente all'assessore Manica, che su nostra richiesta ci ha concesso, come dicevo prima, ben 425 mila euro. A due righe di storia ve le ho consegnate. Diciamo che la storia del castello parte dalla famiglia di Andrate, che la cede agli Avogadro e diventa Sabauda intorno al 1400, e dopo passaggi di spagnoli e francesi nelle varie guerre che hanno devastato un po' tutto il territorio, soprattutto piemontese, si è trasformata in tenuta agricola. Il fatto che abbia una torre, un ponte elevatoio, ciao, poi ormai te li aggiorno. Eccomi qua. Dagli anche un pezzo, così almeno i dati ci sono. Diciamo che, dicevo, sia la torre quadrangolare sia la chiesetta fa vedere che era un castello che era, diciamo, attivo anche per la parte difensiva, non solo, diciamo, per una parte così di abitazione. La cappella di San Pietro risale, diciamo, prima tra il 1200 e il 1300, mentre il resto è tra il XIV e il XV secolo. Se avete delle domande, se vuoi dire tu per ognuno qualche cosa. Come
come assessore al turismo, l'assessore al turismo sicuramente turismo vuol dire sia portare il turista nella nostra città, far visitare la nostra città, far conoscere la nostra città, le nostre bellezze, sia dare attenzione alle ricchezze che si hanno, alle ricchezze patrimoniali, artistiche, culturali che si hanno e riqualificarle. E quindi la possibilità di partecipare alla legge 4 della regione, poter ottenere finanziamenti per riqualificare una nostra ricchezza come il Castello di Quinto, che appunto era già stato riqualificato in parte con il primo progetto, quindi dal 2000-2006, sicuramente non ci siamo fatti scattare l'occasione di poter partecipare a questa legge, però per riqualificare anche la seconda parte. Sicuramente l'attenzione sarà molto alta, proprio perché essendo una ricchezza di nostra proprietà, sicuramente deve essere riqualificata a pieno, proprio per poter essere utilizzata e sfruttata nell'ambito turistico, nell'ambito di manifestazioni o comunque circuiti, percorsi che verranno creati. Comune di Vercelli è uno degli attori di questo tavolo del turismo che porterà alla creazione di questo piano strategico sul turismo della provincia di Vercelli, da cui prende parte anche il consorzio dei comuni ovviamente, da cui dovrà nascere appunto questo piano strategico sul turismo, che vedrà, ci auguriamo tutti, ma sicuramente, perché è la nostra intenzione, vedere l'utilità di tutte le nostre ricchezze a scopo turistico, proprio per creare circuiti, per creare percorsi a livello provinciale e extraprovinciale, che potrà creare appunto un interesse turistico sempre maggiore rispetto alla nostra città, rispetto a tutto quello che ha la città, tutto quello che può dare la città di Vercelli. Il ringraziamento sicuramente va a tutti gli attori di questa partita, di questa scommessa, perché appunto in giro di 4 giorni si è stati in regione, si è stati nei vari uffici e i vari uffici hanno lavorato, i vari tecnici hanno lavorato proprio per riuscire a creare questo progetto nel tempo minore possibile, proprio per riuscire a ottenere quello di quanto di giusto. La legge 4 di ormai 2 anni fa, era in 2007. Comunque uscito nel settembre 2007. Che era da qualche anno che questa legge 4 non veniva finanziata, è stata sicuramente una ricerca in più, una volontà in più di riuscire ad avere questi finanziamenti. Venivano finanziati diverse strutture, diversi progetti, tra cui anche appunto quello di palazzi storici o castelli o residenze storiche, e quindi avendo il Castello di Quinto a metà, perché appunto era stato sistemato solamente in parte, sicuramente è stato il primo pensiero quello appunto di partecipare con un progetto sul Castello di Quinto per riuscire a passare in termini, chiudere la partita e quindi riuscire a chiudere questo progetto che ormai da molti anni è iniziato, avendo avuto questi primi finanziamenti, che nei prossimi mesi, nel prossimo anno riuscirà a vedere la conclusione di un'operazione. Quindi complimenti a tutti, siamo stati bravi dal primo momento all'ultimo, quindi sicuramente sarà un punto di forza. Io penso che l'importanza di questo progetto va anche visto con i finanziamenti che sono stati dati sulla legge 4. Il finanziamento in provincia di Vercelli è stato il più grosso finanziamento, la maggioranza degli altri finanziamenti sono a finire in Valsesia, quindi il fatto che abbiano finanziato così in modo importante dal punto di vista economico quest'opera è perché c'era interesse a finire l'opera che era iniziata negli anni del 2000, insomma.